Ciao ragazzi, Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Un'altra vittoria secondo me meritatissima. Non meritavamo di essere sotto nel primo tempo, perché anche nel primo tempo abbiamo letteralmente dominato la partita, abbiamo concesso pochissimo al Parma. Però comunque in quel poco che abbiamo concesso rischiavano di farci male comunque, perché hanno un giocatore che è un fenomeno, Kulusevski. Kulusevski è veramente forte, ragazzi. E quindi meno male che abbiamo vinto come era giusto. E mi sono piaciuti tutti, a parte Ibra, che oggi veramente ha giocato da 4, ma dall'altra parte, complice anche l'età, giocare ogni 3 giorni sicuramente non aiuta. Già non stava bene di suo e ha forzato un po' i tempi del recupero dal suo infortunio. In più ha l'età che ha, 38 anni, e giocando ogni 3 giorni sicuramente non è sempre al top, ecco. È entrato Calabria, sorprendentemente non ha fatto danni, certo i cross comunque non li sa fare, ma comunque ha fatto il suo, danni non ne ha fatti comunque, e quindi va bene così. Ha pur sempre dei limiti, e secondo me non è da Milan, quindi l'anno prossimo ce ne dobbiamo liberare assolutamente. Anche Conti, ragazzi, oggi non mi è piaciuto proprio. Si è fatto anche ammonire. Non è come al solito brillante in fase offensiva, che è come quello, è quello che lo ha reso famoso all'Atalanta, e quindi bisogna assolutamente trovare un terzino destro per quest'estate, che non può essere Calulu perché è un ragazzo giovane, che deve ancora crescere. Mi sta continuando a piacere che ha fatto un gol oggi veramente, che sembrava Seedorf da come ha segnato, e lui sì, è tornato il Kessié, che abbiamo ammirato all'Atalanta. Un Kessié straripante, dominante fisicamente, e dal gol che ha fatto è venuta fuori anche tanta tecnica, perché l'ha messa anche nell'angolino, ragazzi. Cioè, lì i poteri non poteva fare assolutamente niente il portiere del Parma. Teo Hernandez anche mi è piaciuto tantissimo. Come al solito, Chiellini e Romagnoli impeccabili. Bilda invece si vede che è un ex giocatore. A fine anno andrà via, meno male. Si vede che è lento, che non ce la fa più fisicamente. E per il resto, ragazzi, bene tutti. Continuiamo così, nonostante stiamo continuando nel nostro trend positivo.
positivo, siamo sempre settimi, la Roma sta continuando a vincere, abbiamo, sì è vero, agganciato il Napoli, ma siamo comunque settimi e secondo me meritiamo qualcosa in più. Bene ragazzi, questo video finisce qui, lasciate un like e un commento, iscrivetevi e condividete il video. Ciao, alla prossima, sempre Forza Milan!